parlato a proposito delle foibe con Eric Gobetti quando abbiamo presentato il video su Vincenzo Forlese, e ne riparliamo oggi all'indomani di una legge che ha istituito il giorno della memoria della battaglia della Nikolaevka, la ritirata di Russia per capirci, che se non correttamente collocata dentro l'ottica della guerra nazifascista di aggressione all'Unione Sovietica e all'Europa tutta, rischia di diventare un'altra occasione di strumentale utilizzo in quella logica di revisionismo della quale parlavo prima. E questo, insieme ad altri episodi di questi giorni, costituisce un ulteriore tassello di un attacco violento alle ragioni dell'ANPI, ai suoi ideali e alle ragioni rappresentate dalla nostra associazione. Ma veniamo all'oggetto dell'incontro odierno. L'intenzione era quella di proporre una più ampia presentazione che comprendesse antifascisti, partigiani e deportati della città di Foggia, ma il lungo elenco che abbiamo ricavato in questo lavoro di ricerca ha imposto a noi di limitarci per questa sera ai partigiani. Abbiamo raccolto finora ben 218 profili di uomini e donne della città di Foggia che hanno combattuto in varie regioni e su diversi fronti contro i nazifascisti. Ad altra occasione dedicheremo poi serate specifiche per gli antifascisti e per i deportati internati della città di Foggia. Anch'essi sono in gran numero. Ma del resto questa giornata è dedicata al 25 aprile e alla liberazione, e quindi non mi pare una limitazione o riparlare dei partigiani, parlare solo, tra virgolette, dei partigiani della città di Foggia. Salterò i nominativi più conosciuti per i quali sono previste brevi e specifici interventi. Nicola Stame, ne parlerà Lello Saracino, un breve filmato sui fratelli Biondi di Raffaele De Senen e Brescia e Pasquale Balsamo, del quale vi parlerà Loredana Russi. Voglio anzitutto ricordare che il riconoscimento di partigiano, che si articolava in partigiano combattente, patriota, benemerito, vale per tutti coloro che hanno contribuito alla lotta partigiana, fornendo armi, coperture, informazioni, logistica, riparo, vettovaglie, tutto ciò che serviva insomma ed era utile alla lotta di liberazione. E non era certamente facile essere riconosciuto come partigiano. Occorrevano dichiarazioni capaci di documentare le azioni fatte e quelle alle quali si era partecipato. In alcuni casi abbiamo ritrovato schede nelle quali sono puntigliosamente elencate le azioni individuali nelle quali i singoli partigiani erano stati impegnati: recupero armi, combattimenti, attacchi alle sedi del fascio, attacchi ai convogli tedeschi, eccetera eccetera. Questa che potete vedere è una di quelle relazioni, è quella relativa a Ippolito Abolla, nato a Foggia il 5 giugno del 1913 e partigiano in Lombardia nella 125esima brigata Fratelli Rosselli. Ippolito era tenente dell'esercito e divenne prima caposquadra e poi commissario di battaglione tra i partigiani. Questa è la sua scheda personale, nella quale vengono elencati, ovviamente si vede male, entrando nel blog potete ingrandirla e vederla in maniera più adeguata, nella quale sono elencate tutte quante le azioni alle quali ha preso parte. Con Abolla troviamo in Lombardia altri quattro partigiani. Partigiani foggiani si trovano anche vicino a noi, in Campania. 10 riconoscimenti che parteciparono alle quattro giornate di Napoli dal 27 al 30 settembre del 1943.
Fra questi 10 c'è un ferito, Giulio De Michele, e un invalido, Raffaele Caso, invalido perché è ferito nel corso dei combattimenti alla stazione centrale di Napoli. In Abruzzo abbiamo il filmato che sta scorrendo, credo lo avrete riconosciuto, quello famosissimo delle 4 giornate di Napoli. In Abruzzo abbiamo 11 riconoscimenti di partigiani, un'intera famiglia, i Palumbo, Michele, padre, e i due figli, Vladimiro e Raffaele, e i due fratelli Zanasi, Erminio ed Eliseo. E in Abruzzo abbiamo forse il più anziano dei partigiani foggiani, Vincenzo Pierri, questa è la sua scheda, che nel 1944 aveva 77 anni e che aveva percorso tutto il ventennio fascista, sorvegliato dalla polizia con la qualifica peraltro di anarchico, ma le relazioni di polizia, devo dirvi, per quello che ho potuto leggere, erano estremamente imprecise da questo punto di vista, confondevano facilmente anarchico con comunista, socialista o anche cattolico, non era un elemento di fondo, se non addirittura con nomi sbagliati, come nel caso dei famosissimi fratelli De Vita di Torre Maggiore, che non si chiamano De Vita ma si chiamano De Vito, ma sono stati inviati al confino e registrati dalla polizia politica col nome errato di De Vita. Ma di questi errori ce ne sono tanti e ne abbiamo verificati molti in realtà, in alcuni casi anche con il concorso dei discendenti, dei parenti, che ci hanno segnalato evidenti errori sia nei cognomi sia nelle loro vicende. Dicevo quindi, il più anziano dei partigiani foggiani, questo Vincenzo Pierri in Abruzzo. Il più giovane, come qualcuno di voi già sa, avendo partecipato alla presentazione del blog presso la biblioteca provinciale a gennaio, il più giovane è invece un altro foggiano che ha fatto il partigiano in Piemonte, Armando Rosati. Nel 44, quando è andato in montagna, aveva 15 anni, era nato nel settembre del 1929. Ed è partigiano combattente, badate bene, non era una staffetta, era partigiano combattente a 15 anni. Il suo nome di battaglia era ovviamente Balilla, perché era così giovane da poter essere inquadrato nella organizzazione fascista dei Balilla. Di Foggia è anche uno dei primi partigiani, Ciro Giordano. Purtroppo non abbiamo la sua foto. Abbiamo la foto del Ciocherot, campanile rotto, che si trova vicino Rivoli, ed era il luogo in cui è documentato fin dal 10 settembre 1943, cioè due giorni dopo l'armistizio, la prima riunione dei partigiani di quella zona. E visto che stiamo parlando di Piemonte, è utile dire che qui c'è la massima concentrazione di partigiani foggiani, ben 108, alcuni militari, ma tantissimi emigrati economici che durante il fascismo sono andati al nord, nonostante, altra bugia del fascismo, la promessa di occupazione e di lavoro per tutti e addirittura l'instaurazione di leggi che vietavano l'emigrazione. Nonostante questo, le persone continuavano ad emigrare. Fra queste ci sono figure come Tommaso Bratto, nato a Foggia il 28 giugno 1928, anche questo giovanissimo, ed Agostino Archimede, nato il 15 settembre del 1927, due giovani che erano stati assunti come ferrovieri a Torino, che sono caduti insieme in combattimento il 27 aprile del 1945 alla stazione di Porta Susa, mentre con una locomotiva cercavano di raggiungere gli altri compagni partigiani
che erano impegnati nei combattimenti a Porta Susa durante la battaglia per la liberazione di Torino, mentre, come ben sapete, già il resto, una parte, una gran parte del resto dell'Italia già festeggiava la liberazione. Era il 27 aprile. Il 27 aprile cade anche Pasquale La Rocca. Questa è la lapide a lui dedicata. È un loco, loco Francesco, classe 1890, mentre combatteva a difesa della fabbrica Grandi Motori di Torino. Due suoi nipoti, loco sempre, due suoi nipoti erano già caduti durante la lotta di liberazione. Vincenzo, questo, nato a Foggia il 21 luglio del 1926, caduto durante un rastrellamento tedesco, e Savino, nato a Foggia il 4 marzo 1925, caduto in combattimento il 26 gennaio del 1945. Una famiglia sfortunata, i Locò. Due fratelli emigrati a Torino con le famiglie, cinque persone, tutte e cinque partigiane, di queste tre cadute durante la lotta di liberazione. Caduti che si affiancano a Gino Petrone, fucilato, nato il 16 febbraio del 1916, Antonio Di Tommaso, caduto nel rastrellamento del 29 marzo 1945 a Pra del Colle, e a Luigi Raddo, deportato, del quale purtroppo non siamo riusciti a raccogliere altre notizie se non quella della sua deportazione. Tra le donne c'è il riconoscimento di Yolanda Casolaro, cognome tipico foggiano, nata a Foggia il 16 gennaio 1922, riconosciuta come partigiana combattente, cosa niente affatto comune. E va menzionata anche Luci Rosso Dolores, che a Bra si è distinta in un'azione veramente incredibile, perché durante la sosta di un treno piombato di militari italiani che venivano deportati in Germania, è entrata in stazione e ha aperto alcuni dei vagoni del treno blindato. Questa è la targa che a Bra ricorda la sua azione partigiana. Nelle Marche sono 13 i foggiani riconosciuti partigiani, oltre ai fratelli Fiondi. Oltre a loro c'è un altro caduto, Michele Martucci, non abbiamo la foto, questo è il manifesto della Commissione delle Marche, vi assicuro che al numero 77 è scritto il nome di Michele Martucci. Torno a ripetere, andando nel blog riuscite a leggerlo in maniera più precisa. Qui, anche qui troviamo un antifascista di vecchia data, Luigi Gagliardi, del 1909, arrestato per propaganda comunista nel 1939, e un altro partigiano che si è distinto con i cap di Sirolo Lumana, distaccamento del Conero, Giuseppe Fidelco. I partigiani foggiani in Liguria sono tre, uno in Toscana. Ma tenete conto che a proposito di questi numeri, il fondo Ricompart, che è il fondo ufficiale della Direzione Generale degli Archivi, è ancora incompleto in molte parti e quindi sicuramente mancheranno degli altri nominativi che speriamo prima o poi verranno pubblicati. Quattro invece in Umbria, e anche qui c'è un antifascista di vecchia data, Luigi Armellini. Questa è la sua scheda del casellario politico centrale, perché Armellini, prima di fare il partigiano, aveva per anni combattuto contro il fascismo, era un dipendente delle ferrovie a Foggia che si era trasferito prima ad Ancona, poi a Velletri e infine a Spoleto, sempre costantemente sorvegliato dalla polizia politica. E poi era entrato nelle file militanti del partigianato umbro. Nel Lazio abbiamo 21 foggiani, oltre a Pasquale Balsamo, del quale parlerà Loredana Russi, e Nicola Stame, del quale parlerà Lello Saracino, va citato Elvezio Airano, caduto
il 20 novembre del 1943. Un'altra figura importante del partigianato nel Lazio è Ferdinando Carignani, colonnello dei Granatieri di Sardegna, che partecipò ai combattimenti di Porta San Paolo, poi della Casilina e infine a Forte Prenestino, partigiano fino al 1944. Di lui abbiamo soltanto la schedule, come della maggior parte purtroppo dei partigiani che sono all'interno del blog, abbiamo solo la scheda del fondo Ricompact che qui abbiamo riprodotto. Infine, sempre nel Lazio, abbiamo Aldo Rendine, partigiano che nel dopoguerra fondò un teatro a Roma. Forse qualcuno di voi, qualche cinefilo fra voi, ricorderà l'agente Nicola Panunzio nel film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Era Aldo Rendine. In Emilia Romagna abbiamo 30 partigiani. Questo è Aldo Rendine, quello al centro con cui hanno lavorato Gigi Proietti, altri grandi artisti, eccetera. Quello al centro è Aldo Rendine. In Emilia Romagna abbiamo 30 partigiani. I tre fratelli De Senen a Bologna, questo è Mario, nato nel 1923, studente. Poi abbiamo Giovanni, nato nel 1921, comandante di battaglione, e infine Antonio, del 1922, anche lui studente universitario. C'è poi Carlo Latorre, partigiano nel Piacentino, Enrico Fiorilli, ancora a Bologna, nato nel 1913 e figlio di Giuseppe Altamura, altro cognome foggiano, Mauro Leone, ferito in combattimento, Michele Incino, anche lui partigiano a Bologna, e infine Michele Francavilla, partigiano a Reggio Emilia, operaio, catturato e deportato in Germania il 31 dicembre del 1944. C'è poi un nome famoso, poco conosciuto, ma assai importante, che è Ferruccio Mazzara. Nome di battaglia era Capitan Bilancia. Di questo ho ritrovato alcuni documenti dell'esercito inglese, perché era quello che teneva i rapporti con gli alleati varcando più volte la linea di fronte e concordando con loro azioni, missioni, lanci di rifornimenti, eccetera. Quindi un personaggio di primo piano, diciamo, della resistenza. Ultimo nome che voglio citare, anche questo è il cognome tipicamente foggiano, Giovanni del bene e del male, Giovanni delle Fave, del 1915, caduto a San Martino di Valmozzola. Il suo nome di battaglia, sapete qual era? Sfaccino. Anche all'estero i foggiani sono stati numerosi e hanno combattuto soprattutto nell'esercito di liberazione jugoslavo. Fra questi Vincenzo Fornese, abbiamo proiettato il video il mese scorso e lo trovate su YouTube, l'abbiamo pubblicato su YouTube, oltre che sulle nostre pagine Facebook e sul nostro sito. Militari che rifiutarono l'adesione alla Repubblica di Salò, inquadrati in due divisioni, la Venezia e la Taurinense, poi unificate nella divisione italiana partigiana Garibaldi. Ricordo che erano 30.000 uomini, dei quali 10.000 caduti in combattimento, che combatterono operativamente sotto il comando dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo. Ma ci sono anche altri, come nel caso di Fornese per esempio, che combatterono isolati o in gruppi, sempre nelle formazioni dell'esercito di liberazione jugoslavo. Insomma, e concludo,
Il contributo dei foggiani alla guerra di liberazione non è stato né piccolo né limitato, e a questi 218 nomi, non li ho citati ovviamente tutti, sul profilo li trovate tutti, dobbiamo aggiungere quelli che lottarono durante il fascismo e la lunga lista di deportati ed internati ai quali, come ho detto, dedicheremo le prossime specifiche iniziative. Grazie. E io darei la parola a Rosa Serra, che non doveva essere qui stasera, non era il programma, per una poesia inedita, La staffetta. Io la dedicherei, se tu sei d'accordo e se voi tutti siete d'accordo, ad una staffetta che è presente qui stasera, non è di Foggia, è di Novara, a 12 anni, a 13 anni faceva la staffetta, Bazzani Costanza, una nostra iscritta. Io abbia pensato a questa figura della staffetta, che era una figura importantissima, che correva tantissimi pericoli, come in effetti succede alla staffetta della mia poesia. Sbocciarono anche quel giorno i bianchi lunghetti lungo il sentiero. La Elvira, dalle trecce nere, pedalò con il cuore in gola fino a non avere più fiato. Ma non le bastò, e vana fu l'attesa dei compagni. Mani sporche, mani rapaci di anime nere la presero, strappandole il mughetto dai capelli. E quegli occhi azzurri, azzurri di cielo, non fermarono lo scempio del suo corpo. Ma lei non parlò, chiuse gli occhi belli, con la nebbia di sua mano nel cuore, e pensò a quell'unico bacio del suo cugino che non aveva ancora amato. Divenne così intoccabile. Poi, finalmente, fu altrove con la sua bicicletta e corse con i suoi 18 anni nella libertà sognata, e lì rimase con l'anima intatta. Grazie per questo piccolo regalo che mi pare di grande importanza in questa occasione. Grazie davvero. Diamo ora la parola a Loredana Russi, autrice del libro Corso Garibaldi, quando la Resistenza parlava foggiano, che ci parlerà di Pasquale Balsamo. Desidero ringraziare il presidente dell'ambito provinciale, il professor Garante, e tutta l'associazione per avermi invitato in questa festa della liberazione a ricordare il nostro mio parente, il partigiano Pasquale Balsamo. Pasquale nacque il 4 settembre 1924 a Foggia, nel meraviglioso Palazzo Trefiletti, quando il palazzo era nel suo pieno splendore. E sullo stesso pianerottolo praticamente della famiglia di mio padre. Pasqualino, come veniva chiamato in famiglia, era un bambino molto intelligente, vivace e soprattutto simpaticissimo. E mio padre e Pasqualino erano legatissimi fra loro, avevano appena 3 anni di differenza, e per mio padre era praticamente un idolo, lo seguiva passo passo. Però erano legati, ma erano molto divisi nel giudizio sul duce e sul fascismo. Perché mio padre, come tutti del resto, poi insomma era un bambino, era infatuato dalla figura del duce, mentre Pasqualino, pur essendo ancora un ragazzino, era già molto critico nei confronti del duce, che lo prendeva in giro, faceva il verso, faceva delle imitazioni. E tipica, mio padre mi raccontava, che era
tipica la sua espressione, sembra, ma Mussolini sembra un pupazzo dell'opera di Stazzullo, che era un teatrino di marionette che si trovava proprio di fronte a questo stabile, e quindi lo prendeva in giro così, insomma, mio padre mi racconta dei dialoghi fra di loro. E infatti il libro si basa un po' tutto sulle fonti orali e sulle descrizioni di mio padre, e oltre che sul diario inedito che sono riuscita a trovare. Pasqualino visse a Foggia quindi fino alle scuole medie, poi si trasferì con la famiglia a Roma perché il padre aveva vinto un concorso come funzionario della Corte dei Conti. E quindi si trasferì a Roma e poi al liceo cominciò a frequentare degli amici che lo introdussero negli ambienti antifascisti. Erano gruppi composti da ragazzi molto motivati, tutti giovanissimi, ragazzi o studenti oppure intellettuali, sono tutti qui. Questa bellissima fotografia. E entrò quindi nei GAP e cominciò a Pasquale Balsamo è quello lì steso sdraiato per terra. Pasquale si distingueva un po' da tutti, veniva descritto dai compagni come il più simpatico dei gappisti, perché raccontava continuamente barzellette, faceva delle imitazioni, insomma era veramente simpaticissimo, come si vede da questa fotografia. In effetti di queste fotografie ce ne sono, questa è stata scattata il giorno dopo la liberazione di Roma, ed erano due le fotografie, l'originale, nell'originale lui sta normale, sì. Poi lui disse no, ma queste fotografie, su questa fotografia è troppo normale, non è possibile, scattiamone un'altra col morto, e lui si stese come tutti ridono. Quindi si entrò nei GAP e nei GAP cominciarono quindi a svolgere azioni contro l'occupante nazista, e praticamente non c'era giornata che non uscissero per cercare di sabotare gli automezzi tedeschi. Le prime cose che cominciò a fare Pasquale con gli amici furono spargevano i chiodi a quattro punte sulla strada per danneggiare le gomme degli automezzi tedeschi, e quindi la punta rimaneva sempre in piedi. Un'altra cosa, una notte un compagno lo invitò a svolgere una missione notturna particolare. Praticamente dovevano togliere tutti i cartelli stradali in modo tale che i tedeschi ovviamente rimanessero disorientati, perché non riuscivano più a conoscere a percorrere le strade giuste. E così via, insomma, un sacco di azioni, quella nazione del Flora, dove praticamente nel tempo cominciavano a procurarsi anche a confezionare anche delle bombe, degli ordigni esplosivi, e quindi misero delle spezzoni di bombe sul davanzale dell'albergo Flora, che era la sede della Gestapo, e quindi insomma fu un'azione abbastanza importante. E poi fu un attentato contro il federale Pezzirani, insomma ci furono molte azioni di rilievo, ma ovviamente l'azione più importante, più clamorosa, fu quella che svolsero i GAP in Via Rasella. In Via Rasella praticamente sia il Comitato di Liberazione Nazionale che gli alleati cercavano di incitare i gappisti a svolgere delle azioni eclatanti per aiutare gli alleati per cercare anche di far insorgere la popolazione romana. E quindi li stimolavano in questo senso, anche con messaggi e altro. E quindi a un certo punto i gattisti notarono che c'è una colonna di soldati tedeschi percorreva ogni giorno un percorso, una strada che da Torri Quinto, dove svolgevano le esercitazioni, percorrevano tutta via del Babuino e poi arrivavano a via del Tritone e poi
giravano a sinistra per questa strada via La Sella per poi rientrare alla Bibbia. Quasi ogni giorno gli acquisti notavano questa colonna di soldati tedeschi. Ne parlavano con Giorgio Amendola ed ebbero quindi l'occhio da Giorgio Amendola, che era ovviamente il responsabile della giunta militare insieme al Comitato di Liberazione Nazionale, e decisero, quindi organizzarono tutto alla perfezione. Praticamente erano 16 campisti, tutti con diversi ruoli. Il ruolo di protagonista fu svolto da Rosario Ventilegna, che con un vestito da letturino e con un carretto di immondizia pieno di 18 kg di tritolo, oltre che di pezzi di ferro, trasportò quindi il carretto da via Marco Aurelio fino a via La Sella, e quindi a via La Sella era previsto che accendesse la miccia per far saltare l'esplosivo. E fu scelta via La Sella perché era una strada stretta e in salita, e quindi costringeva i soldati a rallentare la marcia. All'altezza quindi di Palazzo Tintoni, Rosario Ventilegna si posizionò con il suo carretto. In realtà i soldati tardarono moltissimo a passare, per cui ci fu molta ansia da parte dei gappisti. Carla Capponi, che poi era la fidanzata di Rosario Ventilegna, aveva il compito con un impermeabile di coprire la tuta da spazzino di Rosario Ventilegna, e altri ragazzi sulla salita dei giardini del Quirinale erano pronti poi ad assaltare con le bombe, e quindi a rafforzare l'azione del carretto con l'esplosivo. Pasquale aveva compiti di copertura, ed è famoso il suo intervento per salvare dei bambini che proprio in quel momento giocavano a pallone in via La Sella, e lui se ne accorse e quindi praticamente gli sequestrò la palla e gli diede un calcio molto lontano per farlo andare in direzione contraria, fino a farlo arrivare all'arco tritone. E i bambini, ovviamente non sapendo, furono molto infastiditi da questa cosa, e quindi rincorrendo il pallone gli dissero una parolaccia. Probabilmente più di una. Infatti questa scena è riportata anche nella filmografia di via La Sella, è riportata questa cosa di Pasquale, che corrispecchia sempre la sua personalità. Purtroppo, dopo l'azione di via La Sella ci fu la rappresaglia nazista, e nell'azione di via La Sella morirono 33 soldati tedeschi. E la rappresaglia prevedeva la morte, la fucilazione di 10 soldati, però, di 10 soldati italiani, però un tedesco morto. Quindi dovevano essere 330, veramente 320, più uno che morì in ospedale, quindi 330, più furono fucilati 5 in più per errore, per un mero errore di calcolo che fecero. E poi purtroppo morì anche una 336esima vittima, che non tutti magari conoscono, non tutti conoscono la storia, che era una povera signora che in quel momento si trovava a raccogliere cicoria nei pressi del cane ardeatino, e poiché era sorda non sentì l'intimazione dell'alt da parte di un soldato, e che la freddò subito a distante, per cui morì anche la 336esima. Ma l'azione di GAP non si fermò. Praticamente già ai primi di aprile i GAP organizzarono un'altra azione eclatante, e diciamo che l'ideatore fu un po' Franco Calamandrei, famoso Pola, e praticamente decisero di alzare il tiro facendo un attentato a un personaggio influente, insomma, del fascismo,
e la scelta cadde su Vittorio Mussolini, che era il secondo genito del duce. E fra l'altro era abbastanza inviso ai partigiani, perché innanzitutto con un aereo si era reso responsabile dei bombardamenti e danni degli Abissini durante la guerra d'Etiopia. E poi era stato anche un praticamente aveva fatto di tutto per la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, quindi per aiutare il padre a ritornare in auge. Decisero quindi di attaccare Vittorio Mussolini e la mattina del 7 aprile cinque campisti, Pasquale, Marisa, Fernando, che poi veniva chiamato Fernandino perché era il più giovane, 19 anni, stavano sotto casa di Mussolini, in via Lima e Barruri, e stavano aspettando che Mussolini scendesse da casa per fargli l'attentato, per attaccarlo. Ma purtroppo successe questo, che nel palazzo abitava una signora che aveva già subito un furto in precedenza e si insospettì perché vide questi ragazzi giù a casa e chiamò la polizia e ovviamente questi arrivarono, perquisirono subito Pasquale e ritrovarono la pistola, insomma arrestarono tre di loro, Pasquale, Marisa ed Ernesto, mentre gli altri due riuscirono a scappare, a rinforzarsi. Quindi li presero, li portarono in questura e però rischiavano la fucilazione, ovviamente. Se non che c'era il commissario di pubblica sicurezza che era antifascista e praticamente tanto fece, tanto disse che li convinse a farsi prendere per ladri. Disse: non fate i pezzi, dite che volevate rubare a casa della signora Colombo. E loro no, Pasquale specialmente, io non sono un ladro, cretino, è meglio che dici così, altrimenti verrai uccidato. E insomma, è così, la scamparono, anche se la posizione di Pasquale era particolare perché l'avevano trovato l'arma, per cui lo rinchiusero in manicomio per farlo passare per matto. E quindi alla fine, il 4 giugno, finalmente, nonostante fosse tutto pronto per l'insurrezione di Roma, l'insurrezione non avvenne, all'ultimo minuto non avvenne, e invece gli americani entrarono in Roma. Ovviamente fu grande festa, i gappisti un po' delusi perché volevano invece insorgere, ma comunque fu grande festa, e il giorno dopo, il 5 giugno, fu scattata questa fotografia, perché i ragazzi finalmente poterono incontrarsi e la loro felicità traspare dai loro volti e finalmente Roma era libera. Ma ovviamente un tipo come Pasquale non poteva essere soddisfatto da questa cosa, perché una ragazza, è vero che Roma adesso è stata liberata, ma c'è tutto il nord da liberare ancora, non possiamo starcene così senza fare niente. E infatti dopo qualche giorno si arruolò volontario nel Regio Esercito e andò a combattere nell'Italia del Nord. E si distinse in combattimento, tant'è che si guadagnò una croce di guerra e la cittadinanza di Alfonsine, oltre alla medaglia di bronzo per l'attività svolta durante la Resistenza. E quindi concluse così il suo operato. Comunque un bellissimo profilo di questo personaggio lo tracciò Herbert Kappler negli anni 60, quando, intervistato nel Forte di Gaeta, dove era recluso, dichiarò: Pasquale Balsamo, audacissimo studente 19enne, fu arrestato e successivamente liberato credendo che appartenesse ad una banda di rapinatori. Essendo anche uno degli autori dell'agguato di Via Rasella, avrei fatto il mio dovere a farlo fucilare. L'odio personalizzato di Kappler valeva più di una medaglia d'oro. Grazie.
grazie a Loredana Russi per questo contributo. Ci ha raggiunto Vincenzo Biondi, fratello dei due Biondi. Diamo la parola a Lello Saracino, autore del Tenore Partigiano, Nicola Stan, il canto, la resistenza, la morte alle fosse ardeatine. Buonasera a tutti e anch'io ringrazio ovviamente Lampi per questo invito, ma ringrazio soprattutto per questo lavoro di ricostruzione delle memorie dei partigiani foggiani, che è un lavoro che qui mancava. Andava fatto, lui restituisce, come dire, volto, fisicità, storia. Ognuno di questi partigiani forse meriterebbe un racconto, magari ha una storia particolare da raccontare della sua esperienza di militanza partigiana, della sua famiglia. E soprattutto Lampi mi solleva, diciamo, da un impegno che ho preso con Mario Napolitano, che era il cugino di Nicola Urostame, e cioè quello qui di ricordare, anche dopo la sua morte, chi ha conosciuto Mario Napolitano sa quanto si è speso in questa città per, come dire, sedimentare memoria rispetto alle azioni artistiche e esistenziali del suo cugino. L'impegno a far andare, come dire, negli anni a ricordare la figura di Stanza, fatto da solo era complicato, adesso c'è l'anno, da qualche anno, che in questo si è assunto anche questo compito. E dicevo, è importante per ricostruire anche le vicende di questi personaggi nel privato, nella loro esperienza di partecipazione a quello che è un dramma. Noi, come dire, siamo nelle pratiche di commemorazione, prevale l'aspetto emotivo, ovviamente, non può essere che così, però dobbiamo anche renderci conto di quale scenario di dramma, quello della guerra, dei vent'anni di dittatura, le paure, gli stenti che hanno vissuto questi uomini e queste donne. Decidere poi di spendersi tanti fino al sacrificio della propria vita. Ed è importante perché spesso si celebra la bella morte, diciamo così, si va alla ricerca dell'eroe, che poi è la retorica che utilizzano, se ci pensiamo, anche i fascisti per quasi equiparare, no, le morti dei fascisti di allora e dei partigiani. Invece dovremmo indagare la vita di queste persone, perimetrare i valori simbolici in positivo di chi ha scelto di aderire alla resistenza, a prescindere poi dalla morte che hanno incontrato. E Nicola Stan è uno di quelli, ad esempio, che era un cantante lirico affermato, che sceglie di aderire ai movimenti comunisti a Roma, nella capitale, e quando gli chiedono: ma tu sei un cantante affermato, hai la possibilità, gli erano arrivate offerte di tournée all'estero durante, cioè, dopo che era stato già scoperto di essere vicino ai cospirazionisti e agli antifascisti, perché scegli di mettere a rischio la tua vita, anche la sua famiglia, aveva una moglie, tre figlie piccole? E la risposta fu quella che poi è il titolo di un libro favoloso di Vittorini, Uomini e No, cioè, perché qui si tratta di scegliere se essere uomini oppure no. Io non me la sento di lasciare questo paese, lasciare i compagni che stanno lottando a rischio della vita contro la dittatura e andarmene. E Nicola Stame nasce a Foggia nel 1908, nasce da una mamma che lo registra, questo cognome, non è noto il suo papà. A 16 anni narrano, per memoria, anche qui memoria orale, perché molti documenti negli anni purtroppo vanno persi, narrano di una sua emigrazione in Argentina a 16 anni. Non ci sono tracce in Argentina, l'Argentina in quegli anni, quando lui è nel 24 in Puglia, l'immigrazione del paese, perché è un paese in crescita, ha certificato documenti rispetto a tutti gli ingressi del paese in quegli anni. Non c'è il suo nome, probabilmente si è imbarcato come clandestino da Mozzo e poi comunque è sbarcato sul suolo argentino. Rientra in Italia per assolvere gli obblighi di leva e in area nautica inizia a svolgere il suo servizio militare e rimane come aviere. E la formazione politica di Stame, anche qui in particolare, non si riesce a risalire quando avviene, perché lui fa la sua carriera da aviere in aeronautica, nel suo report, diciamo, di attività militare viene indicato anche tra gli avieri che vanno in Spagna a bombardare le città spagnole al servizio di Francisco Franco, quindi viene costretto, tra virgolette, magari per il suo ruolo, e poi sotto
sotto il servizio militare lui scopre le gelodie artistiche, inizia a prendere lezioni di canto, inizierà tardi a prendere lezioni di canto, nonostante questo inizia una carriera affermata di cantante lirico, e poi va, sappiamo diciamo, che va a abitare a Roma in via dei Mocci, che è una via di un quartiere popolare, quello di San Lorenzo, abitato da, soprattutto da Ferrovieri e vicino allo scalo merci di San Lorenzo. È un quartiere a forte connotazione popolare e antifascista, e forse è lì diciamo, che entra in contatto con le prime bande di cospirazionisti. Il fatto sta che non è nota diciamo, la fase di politicizzazione di Nicolò Costame, ma arriva da lontano, perché lui subisce il primo arresto nel 1939 e lo subisce mentre sta provando delle aree di un'opera lirica al Teatro dell'Opera di Roma, a Roma in via Torino, sulla strada laterale del Teatro dell'Opera di Roma, che ricorda questo arresto. Sta provando nei panni di Calaffi, viene arrestato perché è indicato come cospirazionista, soprattutto gli viene chiesto, perché essendo un teatro regio per svolgere l'attività bisogna essere in possesso della testa del Partito Nazionale Fascista, gli viene chiesto se lui ce l'ha la testa, e lui risponde in maniera del tutto anche sfacciata, no, perché mai, sono un artista. E questo arresto del 39, dopo tre mesi di ginnasio, ovviamente di pregiudicano la carriera in ascesa fino a quel momento lirica, non potrà più cantare nei teatri leggi del regno, e soprattutto diventa ovviamente un attenzionato della polizia fascista. Viene richiamato nel 40, quando l'Italia entra in guerra, a fare servizio militare, ma in realtà svolgerà più lavoro in ufficio, diciamo così, e si offre proprio per evitare di essere impiegato in azioni direttamente belligeranti, di tenere concerti per le vittime, per i feriti, per raccogliere fondi per le vittime della guerra, tant'è che tiene una serie di concerti in giro per l'Italia, ogni volta che si sposta tra casellario poi della polizia fascista, abbiamo scoperto come venisse segnalata la sua presenza, venisse attenzionato rispetto alla città in cui andava, il fatto che fosse un comunista e un cospirazionista. Lui comunque continua la sua attività, e tra l'altro lui aderisce a quel movimento che è quello Movimento Comunista d'Italia, bandiera rossa come era denominato dal giornale che stampavano clandestinamente, che a Roma alla fine della guerra è quello che vanterà un numero maggiore addirittura del Partito Comunista e del Partito Socialista di partigiani combattenti, oltre 1800, ed era un movimento di chiara connaturato a livello proprio di popolare, nel senso che era molto forte nei quartieri periferici. Era un movimento poco strutturato, quindi facilmente anche infiltrato da spie fasciste. Una di queste spie è quello che poi farà arrestare tutto il vertice di questo movimento il 23 gennaio del 44, l'imboscata in cui cade anche Nicola Stame. Alcune fonti attribuiscono la delazione a un altro foggiano, Mauro De Mauro, giornalista, fratello di Tullio, il primo Tullio De Mauro, che poi sarà giornalista, un repubblichino dichiarato, che poi sarà giornalista dell'Ora di Sicilia nel 70, quindi si perderanno le sue tracce in maniera sospetta dopo alcune indagini sia sulla mafia sia su Mino Pecorelli. Alcune fonti fanno risalire a Mauro De Mauro una delazione. Il fatto sta che Stame viene arrestato, ovviamente passa prima per le celle di Via Tasso, dove l'SS avevano posizionato il loro quartier generale. Oggi a Via Tasso c'è un museo nazionale, un museo romano della Resistenza. Se capitate visitato, è un luogo molto duro da visitare, però importante, dire, da forte impatto emotivo. In quelle celle passeranno quasi tutti i partigiani che definiscono la regina civile, vengono torturati, si prova a estorcere nomi, luoghi. Stame attraverso queste celle senza, come dire, cedere alle torture, e si distingue in questo luogo un signore che poi impareremo a conoscere negli anni 90 in Italia, che è quello di Erich Priebke, che è un ufficiale nazista, è il vice di capo della Roma, perché sostanzialmente lui, avendo avuto un'esperienza lavorativa per lunghi anni in Italia nel turismo da ragazzo, conosce molto bene l'Italia, parla molto bene l'italiano, quindi a Roma è di fatto ufficiale di collegamento delle truppe tedesche. Priebke è uno dei torturatori di Stame a Via Tasso. Stame poi finisce a Regina Celi, e viene quindi stranamente condannato solo 5 anni, tant'è che c'è una lettera dell'avvocato che comunica alla famiglia la venuta sentenza, in quel tempo bastava poco per essere ovviamente fucilati, soprattutto appartenendo a bande partigiane.
e quindi si trova reclusa Regina Celi quando c'è l'azione campista di Arasella, e nella notte tra il 23 e il 24 marzo si compila in tutta fretta la lista dei 320, che poi saranno 330, poi 335 da mandare a morire. Non riusciranno a riempirla nemmeno i detenuti politici, perché non sono così tanti. Iniziano a prendere ovviamente gli ebrei, iniziano a prendere i rom, iniziano a prendere anche i vari comuni, gente che è finita in carcere per reati comuni, ci finiscono anche ex gerarchi, comunque vuol dire funzionari di primo piano del partito fascista che avevano rotto poi col fascismo. E tutto si consuma nella notte fra il 23 e il 24 marzo, quando poi l'eccidio finale alle cave, in queste cave in Pozzolana che sono sulla via Bertina a Roma. Così per rendervi l'idea di quello che è stato con la rappresaglia, tra l'altro la rappresaglia è un termine che veniva utilizzato, era come dire giuridicamente normato ai tempi, uno scenario di guerra, la rappresaglia doveva essere come dire anche proporzionale alle vittime della notte. Quella di Roma fu un eccidio a tutti gli effetti, parlare di rappresaglia è anche come dire scorretto, addirittura si dice che Hitler avesse chiesto di uccidere 100 italiani per ogni tedesco che era caduto nell'azione di Via Selva. E come dire, poi l'eccidio di Ardetina è emblematico un po' di quella che è stata l'esperienza da parte già in Italia, perché ci finiscono dentro persone di qualunque situazione sociale, di qualunque credo religioso, ci sono appunto falegnami, avvocati, c'è un generale Montezemolo dell'esercito, ci sono tanti attivisti, ci sono sacerdoti, c'è un pappagallo di Terlizzi, è come dire, un luogo fortemente simbolico. Non a caso il presidente Mattarella, quando è stato eletto la prima volta, prima ancora di giurare in Parlamento, il primo atto che ha fatto pubblico molto forte è stato quello di andare a rendere omaggio alle vittime delle Ardeatine, e anche quello di una sorella delle Ardeatine è un posto da fortissimo impatto emotivo che va visitato. E dicevo, la storia delle Ardeatine non si ferma al 44 con l'eccidio, continua, perché abbiamo la vicenda di Kesselring che viene arrestato nel 52, torna in Germania e si permette di dire che gli italiani avevano eretto un monumento, da qui la famosa risposta poi di Calamandrei. C'è Tapper che scappa nel 77 dall'ospedale di Roma, sì, diciamo scappa, viene agevolato questo rientro in Germania. Ci sono anche dei nazisti che sono arruolati già dei servizi segreti americani e quindi italiani, diciamo che le due cose si sono raccomodo nel dopoguerra. Eichmann, Haas, vengono utilizzati ovviamente in chiave già anticomunista, la paura che, come dire, la forte impronta che il Partito Comunista e Socialista hanno dato alla lotta partigiana possa poi tramutarsi anche in egemonia politica sul piano parlamentare. Nel 92 il centro Simon Wiesenthal, che è questo ebreo sfuggito, scrittore austriaco ebreo sfuggito all'olocausto, che finanzia le ricerche di gerarchi nazisti sfuggiti alla legge, segnala all'emittente americano di BBC la presenza di Eric Brill, che è uno dei responsabili del ciclo delle Ardeatine, a San Carlos del Bariloche in Argentina. La maggior parte dei gerarchi nazisti è fuggita anche con protetta da Croce Rossa internazionale, spesso dal Vaticano, tra Argentina e Brasile. Questo giornalista mi fa venire una sorta di imboscata. Prip, che è il presidente dell'associazione italo-argentina di questo comune che è stato, come dire, fondato praticamente dai migrati tedeschi e austriaci, è conosciuto come Don Enrico, ormai lui pensa, come dire, di poter spendere la sua vecchiaia in tranquillità in questo bellissimo posto di montagna dell'Argentina. Latinoamericana, diciamo, svela la sua identità, comincia il percorso in Italia di richiesta di estradizione, non facile, perché ovviamente, come dire, la vicenda di Brill che riapre anche tutta una serie di questioni che erano state volutamente sottaciute in questo paese. L'indagine di Intelisano su Brill, che ad esempio fa scoprire il famoso armadio della vergogna, e cioè questo armadio di Ghisa che si è messo con le porte verso una parete, e dentro ci sono tutti i fascicoli delle indagini fatte su diversi eccidi in Italia dei nazi fascisti, da Mazzabotto a Sant'Anna di Stazzema, le stesse Ardeatine che sono il primo fascicolo, vengono messe da parte, perché altrimenti qualcuno potrebbe richiedere all'Italia di pagare altrettanto prezzo per gli incidi compiuti nei paesi slavi, piuttosto che in Grecia o in Africa, in Eritrea, insomma,
diciamo, siamo già sotto l'ombrello della guerra fredda, quindi è meglio dire tutto al primo posto. Pripke, diciamo, va a spalligare un po' queste carte. Il processo Pripke è drammatico, soprattutto per i familiari di vittime. Per esempio, nel caso di Stame, le tre figlie, la più grande, quando Stame muore, Stame muore a 36 anni, la figlia più grande a 6 anni, Rosetta, che poi sarà per diversi anni la presidente dell'ANFI, l'associazione famiglie martiri degli eccidi nazifascisti. Per i figli di queste vittime, il processo che rievoca tutta la vicenda storica dell'occupazione tedesca a Roma e ovviamente le azioni dei nazisti, è come dire vivere, mica si vivere perché non si ha nemmeno contezza profonda, quello che hanno visto i propri genitori, parenti, familiari, fratelli. Una delle figlie di Stano avrà un infarto durante una delle udienze del processo, quando ascolta le torture che ha subito Stame raccontate da un commilitone. Commilitoni che raccontano anche come Nicola Stame, durante la detenzione, sia al Tasso sia a Regina Celi, era solito la sera lietare cantando delle aree liriche dalla prigionia, anche sopportato dal racconto dei testimoni dalle guardie tedesche, perché era così bravo a cantare. Il libro ha, diciamo, uno spin-off che nel libro è rientrato, perché le ricerche sono continuate dopo la pubblicazione. Si credeva, in realtà la famiglia credeva di avere un disco, un 73 giri con incisa la voce di Nicola Stame che canta nel del Trovatore. Facendo poi delle ricerche ulteriori, venuto fuori che questo disco in realtà era stato mal etichettato e la voce incisa è quella di Andrea Roberti, un altro grande cantante lirico padovano, quindi non abbiamo, in realtà non c'è arrivata traccia della voce di Stame, era un disco, una pubblicazione fatta a lei all'epoca. La figlia di Stame è morta qualche anno fa, è stato, come detto, presidente dell'ANFIM. L'impegno della sua famiglia continua perché Nicoletta Leoni, la nipote, è figlia di Rosetta, nipote di Nicolò Ugo, è segretaria dell'ANFIM. Ed è questa, diciamo, una storia, una delle tante storie della resistenza, in questo caso, diciamo, della romana, ma di figure di foggiani che sono distinti e si sono messi, hanno messo a rischio la propria vita per la libertà di questo paese, anche quando potevano fare scelte molto più comode. Grazie a Lello Saracino per questo suo contributo sulla figura di Stame. E siccome è tornata più volte sia nel racconto di Loredana sia nel racconto di Lello la questione relativa alle fosse ardeatine, voglio soltanto ricordare che i nostri conterranei caduti nelle fosse ardeatine sono ben quattro. Oltre a Nicola Stame, foggiano, ci sono i due Pucci, padre e figlio, di Lucera, partito d'Azione, e Teodato Albanese di Cerignola, un avvocato cattolico. Massoni. Fare altre cose. No? E abbiamo purtroppo un problema di sala questa sera perché non c'è nessuno che ci garantisce la chiusura dopo le 20. Quindi devo dare la parola a Michele Galante, presidente provinciale per le conclusioni di questo incontro che spero sia stato interessante e utile per tutti quanti voi. Grazie. Non devo concludere niente, devo fare soltanto alcuni ringraziamenti e qualche breve considerazione. Ringraziamento ancora una volta a Michele Casalucci per questo lavoro unico che sta facendo e che porta alla luce storie che nessuno di noi pensava ci fossero, che tutti abbiamo il dovere di conoscere e credo che la cui conoscenza ci può far uscire anche da uno stato di minorità psicologica, per cui ci dice sempre ma Foggia non si fece niente. Oggi è così, noi la rete non c'entriamo niente. Invece, come voi vedete, le cifre che lui ha citato stanno a dimostrare di quanto largo e incisivo sia stato il contributo e la partecipazione della nostra città alle vicende resistenziali. Poi devo ringraziare i nostri due relatori, Loredana Lussi, che
come è stato detto, pubblicò qualche anno fa questo volume su Pasquale Balsamo, che si intitola Corso Garibaldi quando la resistenza andava a Giugiano, e altrettanto lo devo ringraziare Lello Saracino, che ha pubblicato questo libro, Nicola Stamer, Il tenore partigiano. Mi consentirete con particolare affetto di ringraziare Costanza Bazzani, 90 anni, che è qui con noi, ci ha voluto essere presente. E Vincenzo Biondi, fratello di Luigi e di Vincenzo. La loro presenza, vedete, è significativa non soltanto come testimonianza, perché in qualche modo è anche una saldatura generazionale, un passaggio di testimone, il tenere acceso quella fiaccola della libertà che in fondo o direttamente o indirettamente attraverso i loro familiari hanno tenuto accesa a un prezzo molto molto pesante. E devo ringraziare anche Rosa Serra per la poesia bella che ci ha voluto leggere. Sono tutte cose che dobbiamo cercare di tesaurizzare. Che cosa voglio dire? Questo patrimonio dobbiamo fare in modo che sia socializzato, che sia conosciuto. E quindi io credo che all'interno delle scuole e anche col concorso delle istituzioni rappresentative, elettive e quant'altro, si assuma questo patrimonio come un dato costitutivo della nostra perché come si è sedimentata una identità cittadina nostra in merito alle vittime dei bombardamenti, che è stata una delle grandi tragedie, noi conosciamo, diciamo, meglio quelli che stavano all'epoca, hanno potuto sperimentare sulla loro pelle che cosa significa guerra, per cercare di creare anche una nuova identità, nel senso di fare nostra ed estendere e allargare questo patrimonio, farlo conoscere. In fondo credo che noi dobbiamo rivendicare con grande forza questo contributo. Anche la città di Foggia è testimone e attore di libertà e di democrazia. Questo si inserisce in quel discorso che Michele accennava all'inizio, cioè anche sul piano storiografico, oltre che politico, ormai da una decina d'anni è fuori discussione il fatto che il Mezzogiorno non è stata una realtà estranea alla lotta resistenziale, ma è stata parte costitutiva, certo in forme ed in intensità diversa da dove si è combattuto per quasi due anni, ma abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere, almeno quelli che ci hanno preceduto. E questo è un luogo comune da sfatare, e credo che è un luogo comune anche rispetto a letture revisioniste che vengono avanti da molti anni sulla resistenza. L'episodio di Via Rasella, considerato soltanto un atto terroristico, al fatto che si è messo sullo stesso piano combattenti per la libertà e negatori della libertà. Ancora ieri, 25 aprile, molti esponenti politici del centrodestra, diciamo, non hanno partecipato alla lotta per la liberazione, alle manifestazioni per ricordare la liberazione. E questo, diciamo, oltre ad essere grave sul piano politico e storico, è un grave handicap nella costruzione della nazione nostra, vorrei dire, di quel grande sentire comune che è tipica anche di altri paesi e di altre democrazie, in cui l'elemento fondante e costitutivo della democrazia, quale è stata la resistenza, e
negli altri casi, la rivoluzione francese o la rivoluzione americana, sono considerati patrimonio, ricchezza e valori di. E qui noi dobbiamo continuare questa battaglia perché ci sia un riconoscersi in questa data e nei valori che il 25 aprile ha espresso e che sono stati trasfusi nella Carta Costituzionale. E lo dobbiamo fare in modo particolare quest'anno perché voi sapete che a ottobre ricorre il centenario della Marcia su Roma, e da aspettarsi una offensiva anche politica e culturale delle forze in cui si dirà, si minimizzerà la portata di 20 anni di dittatura, perché del resto c'è una pubblicistica di diversi anni a questa parte che dice che in fondo chi il confine era una villeggiatura, chi è stata una dittatura dolce, chi non so che cosa, l'elenco sarebbe lungo, e noi invece dobbiamo fino in fondo dire che cosa sono stati per l'Italia quei anni di dittatura, non solo in mancanza di libertà e di democrazia, che è l'aria di tutti quanti noi, ma voglio dire anche sul piano persino economico della protezione dei ceti più deboli, perché durante i vent'anni del fascismo il mezzogiorno, se andiamo a vedere tutte le statistiche, ha visto un divario costante crescere rispetto al fascismo, rispetto al nord durante il decennio. Quindi questo è il lavoro che dobbiamo cercare di fare e dobbiamo parlare molto con le giovani generazioni, perché vedete tutte le democrazie oggi hanno un problema di rapporto con le nuove generazioni. In fondo per quelli prima di noi la democrazia è stata una grande conquista pagata col sangue e con la vita, e dopo 70-75 anni che i giovani, la democrazia non ha forse lo stesso valore che aveva per quelli prima di noi e per noi stessi, c'è un senso di stanchezza. La democrazia ha una sua forza ma anche le sue debolezze, e le sue debolezze è il fatto che non fa uso di repressione, non ha gli eserciti che fanno capo a una sola persona, a un solo partito. Tutti fortunatamente abbiamo diritto di dire la nostra, e quindi c'è un problema di discussione, di rimotivare i giovani alla ricchezza e al valore della democrazia. Quindi in autunno io credo che noi dobbiamo sviluppare questa iniziativa, questa è l'intenzione nostra, dobbiamo verificare anche con altre istituzioni che lavoro si può fare, e possibilmente cercare di far venire alla luce nuovi protagonisti. Questo lavoro, vedete, è importante non soltanto perché noi abbiamo detto che ci sono 218 partigiani, poi tanti antifascisti, tanti deportati, eccetera, eccetera, forgiani. È importante, oserei dire, per un fatto democratico, che non ci sono soltanto dentro la nostra storia nazionale o locale solo i grandi nomi di quelli che hanno fatto così. Ci sono i nomi delle persone comuni, di quelli che sono andati a rischiare, che avevano paura, che hanno rotto con gli affetti familiari. E qui cerchiamo di capire anche che cosa c'è stata a Foggia, in cui la resistenza, da un punto di vista sociale, ha visto protagonista soprattutto ceti operari, lavoratori, con molti ferrovieri, l'ho detto anche in qualche altra occasione. Bisognerà fare la storia dell'incidenza che hanno avuto i ferrovieri nella storia di Foggia, dal punto di vista democratico, di aggregazione sociale, come hanno contato nel sindacato, che cosa, quali stanze nuove hanno portato. E poi ci sono stati operai, artigiani, anche qualche professionista, alcuni intellettuali. Ecco, questo crogiolo di esperienze sono andate tutte a confluire in questo modo che ha riguardato la nostra città. E dal punto di vista politico si conferma anche per quello che riguarda la nostra città la pluralità di apporti, la pluralità dal punto di vista ideologico, politico, ideale alla resistenza, perché
veniva detto, ci sono i socialisti, i comunisti, gli anarchici, gli azionisti, i cattolici. Questa ispirazione unitaria che ha consentito di far vincere la resistenza, noi dell'AMPI non la dobbiamo mai smarrire. Noi dobbiamo evitare di essere messi nell'angolo, perché già ci sono forze che ci attaccano ingiustificatamente. Poi dobbiamo cercare di evitare noi una specie di isolamento, dando alla resistenza un valore, anche contro il neorevisionismo, che io rimango sbalordito quando leggo che, come dire, l'antifascismo è guerra frontale. Mi si lisciano i capelli che non ho più, o il bellicista. L'antifascismo è stata la più grande risposta a forze e a stati che hanno coltivato nella loro vita il culto della guerra, il bellicismo. Il nostro regime fascista qui in 5 anni ha fatto 3 guerre, l'Abissinia, guerra di Spagna e poi la guerra mondiale, e così dicasi anche del regime italiano. Qui dobbiamo dare una lettura attenta. I nostri maestri, di quelli grandi ma anche quelli modesti, l'artigiano, l'operaio, che avevano grande buon senso, ci invitavano sempre a fare l'analisi differenziata dei fenomeni, a non mettere tutti nello stesso sacco, a distinguere tra chi ti sta più vicino e chi ti è nemico. E quindi, come noi facciamo massa nel difendere la democrazia, nello sviluppare battaglie di progresso. Questo è il metodo che come AMPI vogliamo coltivare. E da questo punto di vista io confido che, come in altre occasioni, la vostra presenza qui di stasera, ma anche di tanti che non sono potuto venire, ci siano compagni di questa avventura di studio, di approfondimento, di lotta democratica, perché noi come AMPI vogliamo essere quel grande patrimonio morale, valoriale, democratico del nostro paese. Questa è la nostra missione. E credo che tutti quanti noi dobbiamo fare in modo che la gente ci percepisca per questo, come i vindici della libertà e della democrazia, come i propugnatori di un mondo nuovo e più giusto. Grazie ancora a tutti voi per la partecipazione. E arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie.